Buongiorno a tutti. Oggi ci immergeremo nell'affascinante interpretazione da Oscar di Al Pacino, nel classico del 1992, Scent of a Woman, Profumo di donna. Un film che non solo ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, ma è valso a Pacino il suo primo premio Oscar come miglior attore. Scent of a Woman racconta la storia di Charlie Sims, uno studente di scuola preparatoria, con una borsa di studio che accetta un lavoro come accompagnatore per il tenente colonnello dell'esercito in pensione Frank Slade durante il weekend del ringraziamento. Ma non si tratta di un lavoro qualunque. Frank Slade, interpretato magistralmente da Pacino, è un veterano della guerra del Vietnam, non vedente e decorato, che sta anche combattendo contro l'alcolismo. La trama si infittisce quando Charlie, insieme a un altro studente, assiste a uno scherzo elaborato per umiliare il preside, il signor Trask. Quando viene messo sotto pressione per rivelare l'identità degli autori dello scherzo, Charlie si trova di fronte alla prospettiva scoraggiante di perdere la sua raccomandazione per Harvard. Ed è qui che entra in gioco Frank Slade, che porta Charlie in un indimenticabile viaggio a New York City, rivelando il suo piano di godersi i piaceri della vita prima di farla finita. Durante questo intenso fine settimana, gli scontri di Frank con la sua famiglia e le sue interazioni con gli altri mettono a nudo la sua agitazione interiore e le sue lotte. Una delle scene più toccanti si svolge quando Frank tenta il suicidio, ma Charlie lo dissuade, mostrando la profondità del loro legame e il potere trasformativo della loro relazione. Tornati alla scuola preparatoria, la narrazione raggiunge il suo culmine durante un'assemblea disciplinare. Frank, in un discorso potente e ormai iconico, difende l'integrità di Charlie, ottenendo un risultato a suo favore. Questa scena da sola è una testimonianza della capacità recitativa di Pacino, che ha lasciato un impatto duraturo sia sul pubblico che sulla critica. La realizzazione di Scent of a Woman è stata uno sforzo monumentale. Diretto da Martin Brest e basato sul romanzo italiano di Giovanni Arpino. Il buio e il miele, il film è stato adattato per lo schermo da Bo Goldman. Le riprese si sono svolte in varie località emblematiche di New York, tra cui l'Università di Princeton e il Waldorf Astoria Hotel. Uscito nelle sale il 23 dicembre 1992, il film ha avuto inizialmente un'apertura modesta, ma ha rapidamente guadagnato slancio, incassando oltre 134 milioni di dollari in tutto il mondo. I critici hanno elogiato la performance di Pacino nei panni di Frank Slade, anche se alcuni hanno ritenuto il film un po' troppo lungo. Tuttavia, vanta un impressionante indice di gradimento dell'85% su Rotten Tomatoes. La colonna sonora, composta da Thomas Newman, è un altro punto di forza, con l'indimenticabile tango Por una cabeza. Questo brano si sposa perfettamente con il tono drammatico del film e aggiunge un ulteriore livello di profondità emotiva alla narrazione. Scent of a Woman non solo è valso a Pacino il suo primo Oscar, ma si è anche aggiudicato 3 Golden Globe, tra cui miglior sceneggiatura, miglior attore e miglior film drammatico. Questo film è una testimonianza dell'impareggiabile talento recitativo di Pacino e rimane un classico che continua ad affascinare il pubblico fino ad oggi. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuta questa profonda immersione nell'interpretazione da Oscar di Al Pacino, assicuratevi di cliccare sul pulsante Mi piace e di iscrivervi per altri interessanti approfondimenti su film iconici. Grazie per la visione.